Vittoria che permette a Cosenza e compagni di salire a quota 22 punti, staccare il Marsala e accomodarsi in quint'ultima piazza solitaria. Per i curiglianesi, altro passo in avanti nella lotta salvezza che si preannuncia più intricata che mai da qui alle restanti giornate di campionato. Classifica che sorride agli ionici apparsi più concreti nelle ultime uscite. Avversari siculi invece costruttivi ma sciuponi, specie in un paio di occasioni. Unica nota stonata l'assenza della tifoseria biancazzurra che, causa i dissensi con la società, ha disertato ancora una volta le tribune contestando con slogan e striscioni da fuori lo stadio. Tornando alla quinta di ritorno, 22esima generale del girone di Serie D, la sfida è risultata bilanciata e a tratti armonica. Gara decisa da un ispirato catalano che, dopo una buona dose di legni stagionali beccati, questa volta si regala una doppietta. Per la cronaca, proprio catalano per i padroni di casa va vicino al gol al 12esimo colpendo la traversa su calcio di punizione. Sulla ribattuta schiena e rovesciata manda sul fondo. Al 22esimo tiro cross teso di Cenci da dentro l'aria, su cui si avventa Schiena che gira di poco fuori. Al 25esimo ancora conclusione di catalano, troppo centrale che il portiere ospite Anastasi para. Al 28esimo risponde il Biancavilla con Graziano, che ben assistito da Indelicato, manda di poco al lato. Al 31esimo ghiotta occasione per i corianesi, incursione in area di catalano dalla destra che serve sotto porta a Talamo, anticipato al momento di calciare da De Caro. È il preludio al gol perché al 36esimo il corigliano passa in vantaggio su una bordata di catalano dalla sinistra, che la difesa etnea non riesce a intercettare. Della ripresa al nono fiammata di Cenci che va alla conclusione ma Anastasi blocca. Al 16esimo ci prova anche il neoentrato Maniscalchi. Al 17esimo il Biancavilla va vicino al pareggio, ma Graziano a tu per tu con l'estremo d'Aquino si vede respingere la sfida in angolo. Al 28esimo Lucarelli invece si divora una ghiotta palagol silurando sul fondo. Al 32esimo annullata una rete a Graziano per fuorigioco. E al 37esimo Catalano va giù in aria per atterramento di De Caro, che si becca il rosso diretto per farlo da ultimo uomo. Dal dischetto trasforma il raddoppio per il corigliano lo stesso Catalano. L'ultima azione porta la firma di Maniscalchi che si vede respingere un tiro da Anastasi. Dopo 5 minuti di recupero i biancazzurri possono festeggiare la sesta vittoria generale del torneo. Da martedì nuova settimana di lavoro per preparare al meglio la prima di due trasferte consecutive. Domenica prossima infatti sfida esterna contro l'Ostico Licata, mentre domenica 26 si andrà a Nola. Per il Corigliano si dovranno recuperare energie e qualche acciaccato di troppo,